Guattai a tutti ciurmè, benvenuti da Giochirina in questa nuovissima, forse neanche tanto, serie horror su Layers of Fear. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video, perché ho detto forse neanche tanto nuova, perché effettivamente ragazzi io avevo già iniziato un'altra volta questa serie, però poi l'avevo dovuta abbandonare perché il gioco continuava a crasharmi sul computer. Un po' di tempo fa l'avevo visto in offerta, ragazzi, sullo store tipo a 3 euro. Ovviamente mi sono detta non me lo faccio scappare, prima o poi magari lo ricomincerò, lo rigiocherò e lo finirò per la miseriaccia sul canale. Infatti adesso lo sto giocando, ragazzi, su console, su PS4, per cui non avremo manco problemi di grafica, niente di niente. Spero che questa serie vi possa piacere. Andiamo a leggere che cosa ci dice, ragazzi, una volta entrati nel menu iniziale. Layers of Fear offre un'esperienza di gioco unica e coinvolgente, in cui ogni decisione potrà cambiare la storia. Questa cosa io non me la ricordavo. Ovviamente, ragazzi, potete stare tranquilli sul fatto che le mie reazioni saranno comunque autentiche, perché io sto gioco l'avevo cominciato veramente, non so se un paio d'anni fa, una roba del genere, per cui ovviamente non avendolo manco continuato, non avendolo finito, non mi ricordo praticamente niente, quindi non ho ricordi accessibili di questo gioco. Come nella vita, le porte che apri, i ricordi che porti con te e le ombre che esplori definiscono chi sei. È il nostro gioco, ma è soprattutto il tuo viaggio. Allora, già questo preambolo mi piace. Mi piace e lo odio, ragazzi, perché è un gioco horror, per cui non potrò che odiarlo. Ok, raga, non perdiamo più tempo e andiamo a incominciarlo. Io, guardate, non vedevo l'ora proprio di ricominciare una serie horror. So che vi avevo detto che probabilmente avrei portato il remake di Resident Evil 1, che comunque mi era stato regalato da Christian, da Crazen, sarebbe a dire su PC. Probabilmente quello, ragazzi, lo porterò un po' più avanti, perché comunque è un gioco, diciamo, leggermente più impegnativo dal punto di vista degli enigmi e tutto il resto. Per cui, visto che io comunque questo gioco ce l'avevo già da tanto tempo qua sulla Play, lo avevo comprato, ho preferito insomma portare questo adesso. Ok, proprio che bello. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. Ah, pure. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Okay. Una delle reminiscenze che ho è che mi sembra che appunto il protagonista fosse un pittore, tipo ragazzi tormentato, un artista, non lo so, che aveva forse incominciato a perdere la ragione, una roba del genere, e non so se tipo aveva perso la moglie, una roba del genere. E quindi, cioè, è tutto fantastico, ragazzi, come sempre, è sempre fantastico ritrovarsi. Adesso come si fa a interagire? Non lo so, ritrovarsi a giocare in giochi horror. Allora, tieni premuto e muovi R. Ah, ok. Quindi per interagire, R2 e si muove la levetta. Perfetto. Questa è la nostra casa, questo me lo ricordo. Non ho buoni ricordi della cucina, sinceramente. Apriamo un po', ragazzi. Ok, per interagire, R2. L'apertura della galleria lascia a bocca aperta i critici. Alcuni lo chiamano il nuovo Caravaggio, altri lo paragonano a Van Eyck. E un critico rapito è andato anche oltre, evocando lo spirito del grande Leonardo. Addirittura, ovviamente, stanno riferendo a lui, ragazzi, al nostro protagonista. Comunque, la si metta, la mostra è stata un immenso successo. Lo stile inconfondibile di si chiama lui è stato apprezzato per la sua combinazione unica di influenze rinascimentali e tecniche più progressiste. L'artista stesso si è presentato all'evento in compagnia della sua bellissima fidanzata. Eccoci là. Dall'aspetto meraviglioso nel suo abito da sera nero, ci ha rivelato in esclusiva che la coppia è in dolce attesa. Che tenerezza. Quindi ok, era in dolce attesa. Questo non me lo ricordavo effettivamente. Allora, interagire col pad è molto più comodo. Qua che dice? Signore, non ho toccato il laboratorio come mi aveva chiesto, sebbene non riesca a immaginare il disordine che ci sia dentro. Inoltre, se ci tiene così tanto a quella stanza, forse dovrebbe fare più attenzione a dove lascia le chiavi. Le ho rimesse nel suo ufficio, buona giornata. Grazie, grazie. Ovviamente chiusa a chiave, perché abbiamo lasciato le chiavi di sopra. Ok.
il seminterrato, la cantina, come caspita lo vogliamo chiamare, io direi di chiuderlo, guarda, di lasciarlo lì dov'è, le porte semiaperte non mi sono mai piaciute. Ovviamente aria spettrale, c'è cioè il temporale, oh, le porte semiaperte, le porte che si aprono verso di me non mi sono mai piaciute. Ok, cosa c'è qua? Una trappola per topi. Ok, non ci interessa, a quanto pare non possiamo farci. C'era bisogno di fare tutti quei rumori. Ragazzi, perché sto posto è così strapieno di trappole per topi? Non c'è manco cibo, cioè dovrebbe essere una sorta di dispensa, ma qua non c'è sta niente di niente. Ok, niente da fare, raga. Possiamo interagire con tutti i cassetti. Questa cosa la trovo incredibilmente interessante. Vabbè, non è l'unico gioco in cui si può interagire con i cassetti, eh. Però aspettate, qua dentro c'è una cosa? No, ok, pensavo di sì. E quest'ultimo è chiuso. Che strano. Il cesso, i bagni. Perché è tutto allagato? Sbaglio o è allagato? Posso accendere una luce? Posso accendere la luce? Ok. Perché? No, adesso spiegatemi, è tutto bagnato qua dentro. Cioè, non si può vivere così. Ah, ma perde? Posso chiuderlo? Ah. Chi è che ha lasciato il rubinetto aperto? Ma non lo so, raga. Allora, gli specchi. Allora, il fatto che io non mi rifletta nello specchio dovrebbe essere già una sorta di indizio, una cosa del genere. Io vorrei provare, ragazzi, a esplorare il più possibile, cosa che non è nelle mie caratteristiche. Effettivamente il cesso è lurido e questa cosa può essere veramente schifosa. Una protesi transitabile. Come diavolo hanno fatto a sbagliare la lunghezza? Qualcuno aveva bisogno di una protesi. Ah, qua possiamo aprire. Del profumo. Del profumo, signori? Del profumo? Ma posso portarlo con me? Quanto pare no. Posso interagire in qualche modo? No, come non detto. Potevo solo guardarlo. Vabbè, io lascio le luci accese perché mi piace essere uno sprecone, va bene? L'orologio, non possiamo interagire. Qua col camino, no. Ci ricordiamo che il camino in Remothered aveva un certo significato, insomma. Si poteva trovare una stanza segreta nel camino, incredibile. Ah, qua c'è un collare, come si chiama? Il cane Poppio. Poppio, è questo il suo nome, davvero? Che diavolo di nome è? Non lo so. La cucina, della cucina, questo è vero, non ho una buona reminiscenza, ragazzi. Vi dirò la sincera verità, non ho una buona... Cos'era quel rumore? Sono stata io? Non ho per niente una buona reminiscenza della cucina e so che probabilmente, quasi sicuramente, anzi, succederà qualcosa di orribilmente spiacevole, direi. Cioè, una cosa sicuro che non mi piacerà per niente. Ammazza come pesa sto coso. Allora, qua è pieno di pentole, pentoline, piatti, cioè c'è sta di tutto, ma da magnan c'è sta niente. Dovremmo fare la spesa. Ah, la spesa per... Mele 10 kg, che caspita te ne devi fare di 10 kg di mele? Deodorante per ambienti 50 confezioni. Ma che caspita di lista è? Non ha senso, possiamo mangiare la mela, ma ci vuole magari... Ma sono io? Continuo a non capire se sono io che faccio sti rumori. Ammazza come pesano ste cose, oh. Ma possiamo abbassarci in qualche modo? Mi sembra di no, vabbè. Oh! Allora, ci stanno le porte che si aprono e le porte che crollano. Ma che stiamo a fare qua? Oh, qua? Niente. Ferro da stiro, altri stipetti, altre pentole, piatti totalmente vuoti. Va bene, va bene, va bene. Diciamo di sì, guarda. Ok. Se ho un cameriere dovrei licenziarlo. Non so se ho un cameriere... Posso accendere la luce? Ditemi che posso accendere la luce. Oddio, non me la sento di entrare lì. Oh, so che se entro lì succede qualcosa. Oh, vabbè. Cerchiamo di non essere totalmente codardi, ok? Ok, ecco. Hai visto? C'è la luce, eh? Ci sono chili e chili di mele. Vuoi prendere altri 10 chili di mele? No, no, no. Già questo è proprio segno che non ci capisci più tanto, eh? Effettivamente. Vabbè, raga, non è successo niente. Perché avevo questo brutto ricordo della cucina? Non lo so, va bene, non lo so.
Qua c'è un altro foglio. Egregio signore, la preghiamo di smettere di importunare i nostri specialisti per il contenimento di specie nocive e di astenersi dall'inviarci ulteriori lettere inappropriate. Le comunico che mia madre è una donna rispettabile e non reagisce bene a tali insinuazioni. Tutti i dipendenti che hanno visionato la sua casa hanno riportato che non c'era assolutamente nessun segno di infestazione di roditori di alcun genere. Per cui si è deciso di non agire con ulteriori misure se non spruzzare uno spray protettivo. La prego di considerare questa missiva come un ultimo avvertimento, altrimenti la prossima lettera che riceverà sarà da parte dei nostri avvocati. Cordiali saluti Carl Denton, Pesky Pets Pacification and Company. Ok, quindi a quanto pare ha soldato una compagnia di disinfestazione perché è convinto che la propria casa fosse, come si dice, infestata dai roditori. Questo è interessante. Però gli specialisti non hanno trovato alcuna infestazione, ragazzi. Allora, questi quadri sono proprio l'essenza dell'orrore. Ok. Ah! Infastidito qualcuno? Mo ci vuole? Oh, questa è casa mia, semmai dovrei essere infastidito io dalla presenza di altre persone. Non c'è... Oh! Ok, il piano non ha per niente apprezzato il nostro strimpellamento. D'accordo. Allora, le porte semiaperte, ragazzi, lo ripeto, non mi piacciono, d'accordo? Non mi convincono per niente. Questo dovrebbe essere il nostro ufficio, non so se andare prima qua. Ma c'è un modo con cui scattare? Ok, con L2. Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria, perché qua c'è del liquido che sembra sangue? Ho lavorato tutta la notte a non svegliarmi. E chi è che vuole svegliarti? Non lo so. E là? Io? Oh... che bella la musica! Sì! Non però se si interrompe da sola. Direi di no. Ok, è tipo un bastone da passeggio, ragazzi. Qua c'è un foglietto. Scusa, non riuscivo a dormire, la gamba mi sta facendo dei brutti scherzi, tanto vale portarmi avanti col lavoro, ti amo. Allora, chi è però? Aspettate che non c'ha la gamba. È lui o era lei? Non si capisce, devo portarmi avanti col lavoro. Che lavoro? Qua c'è uno specchio spaccato, davvero incoraggiante, col beauty case posso interagire, sembrerebbe di no. Con lo specchio c'è un anello, attenzione, se riesco a prenderlo. Che bello, ma dai, è bellissimo. Però è stato lasciato nel cassetto. Che peccato. Allora, qua non c'è più niente. Questo articolo che dice... Ok, grande apertura galattica in fiamme, devastante incendio al nuovo centro commerciale, 100 persone tra la vita e la morte. Il numero esatto delle vittime non è stato ancora determinato. Sebbene sia stato stimato che almeno una dozzina di persone sia rimasta gravemente ferita. Ok, qualcuno, raga, è rimasto ferito, gravemente ferito in questo incendio. Uno dei due perlomeno, sia il marito sia la moglie, non lo so. Fatto sta che possiamo aprire anche questi armadi. Ok. L'altra anta non posso? Oh, perfetto. Delle scarpe, degli stivali, dei vestiti. Come è normale che sia in un armadio, giustamente. No! Delle bottiglie? Che cazzo? Ok, qualcuno ha un leggero problema con l'alcol qui? Qualcuno totalmente a caso? Oh? Non vi rifiutate di parlarne. La negazione non porta mai a nulla di buono. Va bene, io direi di andare nell'ufficio, raga, visto che ci siamo. Accendiamo le luci, per favore, perché l'oscurità non mi attira più di tanto. Posso chiuderla la porta, grazie. Che forse me la ammazza. Oh, sbattila un po'. Questo, ma posso aprire? Che cavolo, minchia, sembra l'aprire delle ante... di ferro battuto, non lo so, di macigni, di qualsiasi cosa. La scala qua è per terra, qua non c'è niente con cui interagire se non delle cose per terra. Accendiamo tutte le luci, sì, ma sì. Ok,
che ce frega a noi? Possiamo permetterci. Ok, vetri rotti, bottiglie rotte, ragazzi, questi ovviamente sono tutti indizi che ci fanno capire che qualcuno qua ha un grosso problema con l'alcol. Mi dispiace, vi farò perdonare. Questa notte è tutta dedicata a noi due, rendiamola speciale, lo hai promesso. Promesse non mantenute? Caro amico, lascia che ti faccia una semplice domanda. Ti sei per caso bevuto il cervello, per dirla un po' più alla leggera? So che stai passando un brutto periodo, ecco perché all'inizio ero d'accordo a lasciarti fare quelle illustrazioni, in onore dei vecchi tempi. Ti ho persino dato di proposito un compito semplice perché mi aspettavo che Cappuccetto Rosso fosse qualcosa che mi avresti potuto illustrare ad occhi chiusi. Ciò che non mi aspettavo era di ricevere questo incubo malato che mi è spacciato come favola della buonanotte per bambini. Non esiste al mondo che usi questa roba e mi sono già pentito di aver accettato di pagarti in anticipo. Fammi un piacere, rimettiti in sesto, il tuo vecchio amico Liam Brixton, Whisper Tale editore. Oh cavolo, è questo? Oh Gesù! Oddio! Cavolo, davvero spacciare questo per una favola della buonanotte per bambini? Amico, sì, non è che ci siamo tanto con la testolina, direi di no, qua non c'è niente. Allora, qua c'è la nostra chiave, raga, direi di prenderla. La chiave ce l'abbiamo. Non so se il gioco salva automaticamente, non ci ho fatto caso, sinceramente. Va bene. Ho la chiave dell'ufficio, Vabbè, visto che ci siamo, che siamo qua, direi di... Chi è? Non accetto di questi scherzi, qua è chiuso. In casa mia. Oh, una camera... Oh, merda. Per bambini, ragazzi. Bambine, direi, in questo caso. Oh, un panda e gli orsacchiotti, ma che tenerezza! Anche se ha un nonché, non so che di totalmente inquietante tutto questo. Va bene, tu avresti mostrato quei disegni di Cappuccetto Rosso a tua figlia? Perché c'è del colore sulla faccia della mamma? Perché quella deve essere per forza la mamma, è la figura più femminile di questo mondo. Va bene. Ok, giocattoli, non mi curerò di richiudere i cassetti, voglio essere trasgri oggi. Qua c'è qualcos'altro. Un sonaglio per bambini che ha un non so che di totalmente inquietante perché orribilmente antico, anziano, chiamatelo come caspita ve pare. Un carillon con cui non possiamo... possiamo interagire. Ha un non so che di orribile anche questo. Anche questo, non c'è niente che si risparmi qui dentro dall'essere orribilmente orribile. Ok, vabbè, non ci siamo proprio, direi, Proprio per niente, non c'è niente di assolutamente incoraggiante. Per cui direi che possiamo tranquillamente scendere senza guardare quei quadri e aprire il nostro studio. Eccoci. E vai, sì. Qui dentro cosa c'è? Pennelli, un altro specchio che non riflette la mia immagine. Schizzi, quadri orripilanti. 10 miliardi di cassetti. Vediamo se c'è qualcosa con cui poter interagire. Sembrerebbe proprio di no. Ok, qua dentro invece... Altre 10 miliardi di bottiglie di alcol per non farci proprio mancare niente qua dentro. Pennelli per non farci mancare niente proprio, ammazza. Che gli hanno messo questo? Super attack. Ok, get it right this time. Come si potrebbe tradurla? Falla giusta stavolta, zecca, non lo so come si potrebbe tradurre. Qua è tutto chiuso, d'accordo. Si può interagire con la tela, questo me lo ricordo, purtroppo. Direi purtroppo. È coperto per un motivo, infatti. Direi, oserei dire, cosa c'è qua? Lost, you deserve it. Perduto, te lo meriti, finish it.
Finiscilo. Perso, te lo meriti, finiscilo. Ok, perché me lo dovrei meritare? Non siate così cattivi con questo povero uomo che probabilmente ha vissuto tipo un dramma, qualcosa gli è successo a questo poveraccio. Io volevo vedere se riuscivo ad aprire quel cassetto, cosa che dovrebbe essere possibile, e non c'era una cippa di niente. Allora, adesso tu mi dovresti spiegare qual è il significato di questa cosa. Non so manco se lo voglio effettivamente sapere. Ti dirò proprio la più sincera e brutta verità. La casa ha già cambiato aspetto. L'atmosfera ha già cambiato aspetto. Ok, raga, sto verificando che abbia tipo salvato la partita. Ok, sì, effettivamente ha salvato la partita. Forse c'è anche apparso un simbolo di salvataggio e non me ne sono resa conto. Va bene. Direi, raga, che visto che evidentemente la tela poi sarà d'ora in avanti sempre il punto di salvataggio, direi di riprendere da qua la prossima volta. Quindi di non lasciare in sospeso quello che ci aspetterà oltre quella porta. Per cui è stato un episodio molto piatto, ma direi relativamente inquietante. E la musica che sto ascoltando in questo esatto momento lo è ancora di più. Per cui, raga, riprenderemo da questo esatto punto, incominciando l'orrore, molto probabilmente, anzi ne sono quasi sicura, la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!